Avremmo dovuto cominciare a votare alle 14. Dopo esserci messi d'accordo, sul contenuto, diciamo, degli emendamenti da portare in votazione. Quindi e sono le 20:30 e dobbiamo ancora cominciare per una serie di problemi che sono il problema tecnico che la maggioranza non si metteva d'accordo, è arrivata in ritardo all'appuntamento delle 11 che poi è diventato quello delle 12. E la sala del governo non si poteva cominciare. Poi io questo la dice lunga, ecco, connessione disponibile. Beh, mi fermo qui che la connessione è disponibile. Ecco, dei miei angoletti preferiti a causa del soffitto, vedete il bel soffitto. Ecco. Poi dopo che avevo detto scusate, ma visto che ci dobbiamo estenuare e voi non avete le idee chiare, andiamo a pranzo e poi all'1:30, alle 2 si comincia. No. Allora, a un certo punto, c'è stata una scena spettacolare che è quella in cui ho detto scusate, già ieri sera mi avete detto una cosa del tipo ciao Alice, una cosa del tipo io adesso me ne vado a pranzo, già ieri sera mi avete fatto mangiare panini, quei panini del cazzo, una cosa del genere, perché non riuscite a mettervi d'accordo, adesso basta. Ho sclerato completamente, prima volta in 2 anni di vita politica, perché, insomma. E ho preso, me ne sono andato e tutti mi sono venuti dietro, però, il famoso lodo bagnai, quindi. Per ricominciare all'una, che poi sono diventate le 2, che poi sono diventate le 3, che poi sono diventate alla fine le 5:30, nel senso che alle 2 c'è stato detto quali dei nostri emendamenti non costosi, sì, effettivamente venivano approvati. Ci hanno detto quali dei loro emendamenti costosi avrebbero portato in votazione e poi è cominciata la nebbia, insomma. E siamo ancora qui aspettando di iniziare. Devo dire, fra l'altro, che 2 giorni di seguito qua dentro con la mascherina. Io, diciamo, non sono molto insofferente, non mi dà fastidio portarla, però quando per esempio intervengo in aula vado subito in affanno e mi manca un po' l'aria, onestamente. Per portare a casa 3 cose sensate stiamo facendoci passare sotto gli occhi una quantità di marchette assurde, tutta roba. Boh. Hanno trasformato sostanzialmente il decreto ristori in una specie di legge di bilancio accessoria fatta al Senato, quindi non ci sono più solo norme rivolte a rifondere chi ha subito delle perdite, ci sono la parità di genere, di tutto. Tutte cose ovviamente nobilissime, non lo metto in dubbio, ma che suppongo abbiano fatto perdere tempo alla maggioranza e certamente l'hanno fatto perdere a noi. Stasera ripanini e merda, per non perdere l'abitudine, e niente, stiamo
in fiduciosa attesa. Sì, fra l'altro con la mascherina mi si appannano anche le lenti, c'è un'altra seccatura, un'altra rottura di scatole. Bah, comunque, ora vediamo. Quello che noi abbiamo proposto al governo di fare, per fortuna, è nell'ultimo fascicolo, quindi siamo ancora in condizioni di, diciamo, almeno abbiamo visto quello per cui abbiamo lavorato. Però qui, diciamo, certezze non se ne hanno. È apparso dal nulla, per esempio, un emendamento sulle banche di credito cooperativo, un argomento che ho seguito abbastanza, ma boh, ci sarebbe molto da ragionare sul metodo, insomma. Che altro abbiamo intravisto? A un certo punto c'è stata una piccola frizione con i colleghi di un partito nostro alleato che ha visto rifiutate tutte le sue proposte non onerose, evidentemente per motivi di carattere politico, per qualche malinteso. Questo sembra un gesto molto poco elegante. Dopodiché il collega ha trattato con il governo, poi sono rientrato in aula legislativa, l'ho visto abbastanza approvato, ho detto: ah, come stai? E la risposta è stata: diciamo, io sono stato anche all'opposizione del vostro governo, ma questi sono peggio di voi. Ho detto grazie. Devo dire che anche voi come opposizione eravate migliori di loro, questo è stato il commento. E effettivamente, per un motivo o per un altro, per motivi ideologici come nel caso del MES, o per motivi pratici come nel caso della conduzione di questo decreto, se restiamo nell'ambito, diciamo, della politica sui cosiddetti grandi temi. Ma e poi anche per tutti i motivi pratici che voi conoscete, insomma, ormai questi si stanno facendo terra bruciata intorno. Ecco, bravo Massimo, passa alle azioni, vattene, va. Perfetto. Ora sono nel corridoio accanto all'aula legislativa. Voi adesso qui vedete, aspetta, facciamo così, ve lo giro in questo modo. Ecco, questo è un corridoio, in fondo c'è l'infermeria, l'aula è alla vostra destra sullo schermo, e qui sono in compagnia di Enrico De Nicola, che vedete, Presidente della Repubblica. Vabbè, adesso quasi quasi. Torno di là e vi leggo qualche emendamento, va? Così ci facciamo, così vedete quanto è divertente. Buonasera. Vedo diffondersi lo sconcerto fra i commessi che hanno capito che non sarà una notte breve. Anche perché,
nonostante è chiaro che ci sia stato un accordo politico, perché col capogruppo, capigruppo responsabile economia, cioè purtroppo anch'io hanno lavorato con The Others per avere, diciamo, chiudere un pacchetto di emendamenti importanti da approvare. È anche vero che, diciamo così, non si può, qualche collega giustamente si sente un po' preso in giro da alcuni aspetti, per esempio, degli emendamenti della maggioranza e quindi, insomma, forse bisognerà far notare. Quantomeno che ce ne siamo accorti, ecco, questo qui, io capisco. Facciamo un giro, va? Dunque. Sento voci aliene. No, finiscila pure. Scusa. Niente, qua non se ne viene una. Questo per esempio è geniale. Dovevate far cadere il governo sullo scostamento di bilancio. Esatto. Dicendo cosa? Governo cadi? Oddio, quanti pallottolieri da regalare agli elettori degli altri, insomma. I nostri sanno che come stanno le cose. Questo anche è un bel soffitto. Capite bene che se arrivano questi, che noi abbiamo fatto tre soli emendamenti, questi ne hanno fatti, non so, adesso fra una cosa o un'altra, asciugando saranno un centinaio, quindi sono un centinaio di voti che dobbiamo dare. Mi sembra abbastanza chiaro che non possiamo dare dei voti a casaccio, perché se voti no in una legge in cui si distribuiscono dei soldi. Vedo che c'è ancora qualche, diciamo, diversamente perspicace che parla del voto sullo scostamento. Se tu voti no a dare dei soldi, poi ti tritano, se non gli elettori, i giornali. Quindi se lo devi fare, devi fare la ragion veduta. D'altra parte, se voti sì a delle complete porcate, potresti altresì avere dei problemi, insomma. Quindi purtroppo bisogna studiare. Io in questo momento mi sono allontanato un attimo. Ci sono i colleghi che se ne stanno occupando. Poi ritorno e ricomincio a dargli una mano. Eh no, non sono più quei tempi. Nel frattempo qui avete Antonio Segni, che sembra un po' Voltaire, ma è Segni. E qui avete Giuseppe Paratore, che sembra Giuseppe Paratore. Qui c'è Vanoni, che diciamo aveva fatto una riforma che funzionava. Qui c'è Nitti. E qui c'è Orlando. E
E qui non c'è nessuno, il telefono continua a squillare sul tavolo dei commessi, che sono un altro genere in via di estinzione, causa austerità. Qui c'è un'allegoria. Qui c'è uno che... Voi lo leggete al contrario, Guglielmo Marconi, che non può aver inventato la radio perché non c'era l'Europa e non c'era Next Generation EU. Qui c'è un prodotto di stagione. Che sfalamento, ragazzi. Poi, se devo fare le 4, faccio anche le 4, tanto per portare un po' di soldi, più che altro per lasciarli. Lei ascolta la radio, la partita, c'è la partita. No, no, sto ascoltando me stesso. No, in Piacere diretta. intensissimo, la mia diretta. Sì, ma se la dice la sentono anche gli altri. Cioè, qui il problema è che, diciamo, la proposta Lega è quella di abbattere gli oneri di sistema delle bollette per almeno un mese, con un impegno preciso del governo a dare seguito a questa misura. D'accordo? Cioè, significa di fatto togliere quei costi fissi che sono nelle bollette e che sono indipendenti dal consumo. Una cosa di buon senso, pensata dal senatore Arrigoni, che è il capo del Dipartimento Energia della Lega, una mossa che ha completamente spiazzato. Ecco. Ed è per questo che siamo qui ad aggirarci nei meravigliosi. Aspettate che mi metto in una nicchia. Ecco. Corridoi dei palazzi aspettando che, vabbè, gli oneri di sistema sono una vergogna assoluta. Insomma, sicuramente a chi li paga non fanno piacere. Vabbè, sentite, vi lascio e torno un attimo in aula per vedere se si riesce a cominciare. Buonanotte.